alla luce di quanto finora esposto e palesemente cristallino, che esista un'agenda ultramillenaria che dai tempi di Babele, dalla torre di Babele, si è di nuovo organizzata per edificare di nuovo la torre, ossia l'innalzamento e l'unione di questi confraterni per sfidare il disegno dell'Altissimo. Attraverso l'edificazione e l'installazione del regno dell'Anticristo, un regime globalizzato e centralizzato, attraverso il potere e un'unica moneta oltre che un unico governo, il marchio della bestia, 666. È così che da secoli, attraverso le guerre, attraverso la scissione dell'umanità, il divide et impera, e attraverso l'avvelenamento del pianeta per mezzo della secolarizzazione e non ultimo il programma di vaccini, killer e scie chimiche, ritorniamo a quanto esposto in Genesi 11:1. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Questo nome è, attraverso la simbologia dei mattoni, un richiamo alla massoneria. Ma la massoneria deviata che qui prende le redini del satanismo mondiale per concentrare il potere attraverso la magia nera e la magia rossa o magia cerimoniale. È ovvio che queste persone vengono aiutate da altre dimensioni, sia dagli alieni sia dai demoni della quarta dimensione. Ecco perché San Paolo, nella lettera alle Efesini, nel capitolo 6, dichiara: la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, ossia in altre dimensioni. Da qui che i potenti della terra su tutti gli illuminati da millenni celebrano sacrifici umani.